solo un presidente. I marchigiani hanno scelto alla continuità, hanno preferito il cambiamento. Queste le prime dichiarazioni di Luca Ceriscioli, il nuovo candidato del centro-sinistra alle elezioni regionali del prossimo maggio. Secondo l'ex sindaco di Pesaro, che è già al lavoro per ampliare l'alleanza, il risultato eccezionale è stata la straordinaria partecipazione al voto, un'affluenza record, con oltre 43.000 elettori che si sono recati alle urne, il doppio delle previsioni della vigilia e pochissime contestazioni. Sola da Scolipiceno, un paio di sostenitori di liste della destra sono stati allontanati dai seggi. Ceriscioli ha vinto le primarie conquistando le province di Pesaro, Ascoli e Fermo e battendo con il 52,53% dei consensi, che rappresentano oltre 22.000 voti assoluti, l'assessore regionale al bilancio Pietro Marcolini, come lui nel PD, che si è attestato invece al 46,11% con quasi 20.000 preferenze. Distaccata invece la candidata dell'Italia dei Valori Ninel Donini, ferma all'1,53% e a 587 voti. La partecipazione si è così distribuita sul territorio. Oltre 12.000 votanti in provincia di Pesaro Urbino, circa 9.000 in quelli di Ascoli Piceno, Macerata e Ancona e poco più di 3.800 in provincia di Fermo. Per quanto riguarda Pesaro Urbino sono 4.381 gli elettori che si sono recati alle urne, 8 le schede bianche e 16 quelle nulle. Il 90,53 è la percentuale ottenuta da Ceriscioli, 7,72 da Marcolini e 1,21 dalla Donini. Questi risultati ottenuti, secondo lei, su che cosa hanno puntato gli elettori? Sicuramente sul cambiamento, su questa proposta del sindaco delle Marche, sulla concretezza che ha il sindaco, sulla vicinanza ai territori, ai problemi che ognuno ha. Una situazione questa difficile, sono tante le preoccupazioni che tra gli marchigiani, immaginare un governo delle Marche più vicino e più concreto, secondo me, già convinto. Quali saranno i suoi obiettivi ora? Ora rafforzare l'alleanza, c'è il centro che è rimasto a metà strada fra il Partito Democratico e i suoi alleati e dall'altra parte la proposta di Gianmario Spacca. Io credo che fra una proposta che parla in maniera concreta di problemi, di Marche, di servizi, e che viene da una gestione condivisa, credo, di grande lealtà e correttezza, rispetto a un'altra che sembra più un'avventura di chi voglia, chi non riesca a lasciare il posto in regione, mi riferisco ovviamente a Spacca, la prima sia più attraente. Quindi dobbiamo lavorare su questo, convincere il centro che l'alleanza che funziona è quella col PD. Da domani si apre la partita vera, quella delle alleanze. Con l'incognita della collocazione di Alleanza Popolare e Marche 2020, la composizione politica regionale pensata e promossa dal presidente della giunta regionale Gianmario Spacca e dal presidente dell'assemblea legislativa Vittoriano Solazzi. Il primo cittadino di Urbino, Maurizio Gambini, la settimana scorsa ha lanciato la candidatura dell'ex sindaco di Fano, Stefano Aguzzi, proprio perché proviene da una lista civica e lo ha definito un candidato capace, serio e un amministratore che ha portato sempre fino in fondo il mandato che i cittadini gli avevano assegnato. A questa proposta oggi ha risposto il consigliere comunale della Tuafano. In questo momento c'è ancora un po' troppa confusione per poter prendere decisioni. Io vorrei capire meglio come si sviluppano le alleanze, cosa fa il governatore uscente Spacca, cosa fa, diciamo, un po' tutto l'arcipelago del centrodestra, se va unito, se va diviso. Certo che da un'esperienza come quella di Fano di 10 anni fa e come quella di Urbino dell'anno scorso potremmo prendere sinceramente esempio anche per la regione Marche, cioè un candidato delle liste civiche sostenuto da una serie di partiti politici. In questo modo, secondo me, potremmo anche sconfiggere il Partito Democratico, che è indubbiamente il segno della vecchia politica. Il PD in questa regione è la vecchia politica, basta guardare i danni che ha fatto anche nella nostra provincia sulla sanità e su altri servizi.